Buonasera, buonasera a tutti e grazie, grazie davvero per essere qui. La piazza torna a riempirsi di gente a distanza di 4-5 mesi dalla scorsa campagna elettorale. Cittadini, grazie per essere qui. Questa sera la vostra presenza è il segno tangibile, evidente, di una comunità che vuole essere informata, che è attenta, che è vigile. È il segno di una comunità che vuole prendersi cura di se stessa. Grazie. Avevamo promesso in campagna elettorale che verremmo reso partecipi, vi avremmo informato. E oggi siamo qui e lo saremo per questi 5 anni, a rispettare, ad onorare la parola che abbiamo dato. Una comunità che si racconta, che dialoga, che si interroga sul suo futuro e lo fa non solo nelle sedi istituzionali, ma soprattutto torna a farlo lontano dai palazzi, nelle piazze. Nell'agorà, costruzione di politica fra e per la gente. E questo lo può fare solo un'amministrazione che non ha nulla da nascondere, trasparente, pulita. Un'amministrazione che non si vergogna di comunicare, ma che è orgogliosa di ciò che sta costruendo, che è orgogliosa del lavoro che sta svolgendo. Avevamo promesso che questi 5 anni li avremmo passati insieme e ora siamo qui, a meno di 5 mesi dalle passate elezioni, a rinsaldare questo legame, questa connessione, ad informarvi della situazione trovata, del lavoro già svolto e di quello che intendiamo fare. Permettetemi, prima di iniziare a sviscerare situazioni e dati, di ringraziare dal più profondo del cuore tutta la mia squadra, che trovandosi di fronte a una situazione dallo scenario triste, cupe, quasi disperato, non ha perso, come poteva esser facile, la voglia, la speranza, la voglia di lotta, e in questi neanche 5 mesi ha lavorato giorno e notte, il municipio acceso la sera nella prova tangibile, sabato e domenica, per iniziare a cambiare rotta, per raddrizzare una nave che era alla deriva, che imbarcava acqua, triste e mortificata, ma che noi fortemente amiamo e che dobbiamo portare in salvo. Grazie. Tornando a noi, cittadini, amici, pensavamo che la situazione fosse difficile, complicata, la via in salita e tortuosa. Lo scenario, purtroppo, che poi abbiamo vissuto è andato oltre più nefasta, cupa previsione. Prima di iniziare a parlare dei conti dell'ente, del comune, bisogna entrare in piccoli ma significativi particolari, episodi, vicende, che danno il senso, che definiscono l'atmosfera e la realtà entro cui stiamo lavorando, agendo. I primi giorni, dopo nemmeno 48 ore dal mio insediamento, mi sono visto arrivare in comune la ditta Gialplast, che vanta centinaia di migliaia di euro di arretrati, e con garbo e con fermezza chiedevano conto, chiedevano risposte, soluzioni. Poi passavano ancora pochi giorni e continuavano ad arrivare fatture di imprese che svolgono servizi essenziali: Enel, Telecom, Acquedotto, che sollecitavano il pagamento perché erano mesi, anni che non venivano pagate, con minacce di tagli dei servizi. Poi da subito l'amico, l'avvocato Roberto D'Ippolito, prendeva in mano il contenzioso e informava il sottoscritto di incarichi dati senza o con minimo impegno di spesa,
che poi si erano trasformati in somme elevatissime e senza alcun controllo a carico del comune. Mi informava di delibera illegittima con incarichi dati ad avvocati o tirocinanti che non avevano i requisiti minimi per poter condurre tali cause. Chiaramente sono stati rimossi, questo non per spirito di vendetta, ma per senso della legalità. Mi informava ancora l'avvocato Di Ippolito di controversie in cui il legale nominato dal comune non si era mai presentato e quindi il comune era soccombente, con ulteriori spese a carico di noi, di voi cittadini. Accanto a ciò, Daniele Manni mi comunicava che nessuna comunicazione da parte delle imprese che seguono i vari lavori sul manto stradale, in primis sfognatura o acquedotto, venivano comunicate agli uffici competenti. Il taglio libero delle strade, la più totale anarchia, l'impossibilità di rifarsi su coloro che non effettuavano un ripristino del manto stradale decoroso. E quando abbiamo posto tale problema, e tra l'altro l'abbiamo risolto, cosa di non poco conto, qualcuno ha detto: così bloccate i lavori. No, così abbiamo restituito dignità al nostro comune, così abbiamo evitato inutili spese e disagi per i cittadini. Poi arrivava l'estate e avevamo deliberato per effettuare la navetta Racale Torre Suda. Nello svolgere tutti i controlli necessari saltava fuori un'altra triste ma significativa sorpresa dello stato indicibile in cui versa il nostro comune. Su tutti gli autobus dei bambini, su tutti gli automezzi comunali, vi era un fermo amministrativo di Equitalia che risaliva a diversi anni addietro e che vietava quindi ogni forma di circolazione degli stessi veicoli. I nostri bambini hanno viaggiato per anni su mezzi che non potevano assolutamente circolare. Poi approfondendo trovavo un mutuo, contratto per un valore di 900.000 euro, contratto per realizzare uno scempio, per realizzare il nulla. Parlo del pallone tensostatico, non so se riuscite a vedere in che fase è. Le foto chiariscono, oltre ogni ragionevole dubbio, come siano stati spesi i nostri soldi. 900.000 euro per realizzare questo e pagando anche lautamente i progettisti, circa 160.000 euro. Per decenza non faccio i nomi, ma coloro che conoscono la nostra storia recente hanno già capito a chi mi riferisco. Poi la piscina, altro esempio di politica virtuosa, circa 2 milioni di euro. Penso che sia inutile aggiungere altre parole: devastata, incuria, degrado. I bagni sono stati montati e adesso tutti rubati perché nessuno ha predisposto un controllo. E poi cittadini, tanto altro, capitolati mai rispettati dalle ditte, servizi pagati e mai svolti, nessun controllo, nessuna cura, soldi sperperati, sacche di inefficienza, di spreco, di mala gestione. E allora, di fronte a qualcuno che io penso si sia arricchito oltre il dovuto, io penso in maniera illegittima, di fronte a questo e di fronte alla mia impossibilità, vista la ristrettezza di bilancio, di dar risposta ai tanti disoccupati, alle tante persone senza casa, in difficoltà, alle mamme che hanno bisogno del latte o dei farmaci per i loro bambini, di fronte alla povertà, al bisogno, agli occhi lucidi di gente che viene ad invocare aiuto. Beh, davanti a queste profonde ingiustizie, di fronte a queste diseguaglianze, era ed è mio compito segnalare tali situazioni anomale agli organi competenti, alla magistratura, perché le ingiustizie hanno paternità. Le ingiustizie hanno nomi e cognomi, hanno responsabili ben precisi. Gli occhi dei bambini, le mamme che chiedevano aiuto, me l'hanno imposto. Non farò nomi e cognomi,
perché saranno gli organi deputati a fare chiarezza. Mio compito è segnalare e continuare a farlo le situazioni torbide. Cittadini, questo non per giustizialismo, ma per sete di giustizia. In poche parole, abbiamo preparato un dossier e nei prossimi giorni mi recherò presso gli uffici della Procura della Repubblica a consegnare questo esposto. E i conti che emergono, che abbiamo fatto emergere tramite quella che noi abbiamo ribattezzato Operazione Verità, sono figli di questo squallore, di questa inefficienza, incuria, ignavia. Qualcuno raccontava favole, noi raccontiamo la realtà. Anticipazioni di cassa, sì, quelle erano le favole, anticipazioni di cassa, che poi è il debito verso gli istituti bancari per 1,5 milioni di euro, disavanzo di amministrazione, ulteriori debiti quindi, per ulteriori 505.000 euro. Poi abbiamo chiesto nota, conto delle fatture non pagate e il dato è stato spaventoso, 6.200.000 euro di fatture non pagate. Questo era il piano di risanamento, l'orgoglio della passata amministrazione. Poi abbiamo ancora chiesto notizie delle transazioni in atto, cioè di somme non pagate alle ditte per le quali si è previsto un piano di rientro con ulteriore pagamento interessi, altri circa 1.047.000 euro. Poi abbiamo scritto agli uffici e abbiamo chiesto di tirar fuori, di far emergere tutti i debiti fuori bilancio, cioè le spese fatte ma che non hanno nessuna copertura in bilancio, cioè spese che per coprire bisogna trovare ulteriori soldi. Ci è stato risposto che la passata amministrazione aveva riconosciuto debiti fuori bilancio per oltre 500.000 euro, che però ancora non avevano trovato copertura, quindi no, tocca a noi trovare copertura. E ci è stato risposto che oltre a quei 500.000 euro sono emersi ulteriori debiti fuori bilancio per 917.000 euro. A questi si aggiungano quelle che vengono chiamate posizioni in attesa di riconoscimento, cioè dei debiti che devono essere poi successivamente riconosciuti, che non hanno ancora tutta la validità, tutti i titoli per essere un debito fuori bilancio, però hanno alte possibilità di essere poi debiti fuori bilancio. Totale di queste posizioni in attesa di riconoscimento 1.506.000 euro. Il totale fa impressione. Questo è allo stato odierno, questi dati sono certificati dall'ufficio ragioneria, quindi non è propaganda politica o campagna elettorale, è finita da un pezzo anche se qualcuno non se n'è accorto. Questo è lo stato del nostro comune ed era nostro compito informare i cittadini di quello che abbiamo trovato. Cittadini, immaginate lo scoramento di fronte a questa marea di posizioni debitorie. E qualcuno sostiene ancora che qui va tutto bene. Lo dica alla Gialplast, lo dica alla IECE, lo dica alla Telecom, all'Enel, lo dica a tutti i fornitori in attesa di pagamento. Venga di nuovo da noi, da voi a dire queste cose. Allora cittadini, dobbiamo tornare ad essere persone serie, responsabili. Il pericolo di un dissesto finanziario, come avevamo più volte detto, anticipato, è vicino e possibile. Allora ci siamo guardati negli occhi con l'assessore al bilancio, con tutti gli assessori, con tutti i consiglieri e abbiamo detto costi quel che costi, a rischio di essere impopolari, di essere additati come persone cattive, il nostro comune dobbiamo provare a salvarlo. Abbiamo quindi moltiplicato l'energia, l'impegno, lo studio. Abbiamo sempre con il cervello gettato il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo così predisposto un piano
che sarà lungo, cittadini, molto lungo, perché questa è la situazione, ma un piano questa volta effettivo, serio, responsabile di rientro, di risanamento. Siamo partiti da noi e non solo abbiamo voluto mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, promesse che parlavano dei tagli ai costi della politica. Abbiamo tagliato la figura di capo staff di gabinetto del sindaco, il governatore di Torre Suda non è più retribuito, grazie Anna Maria, il presidente del Consiglio neanche, grazie Roberto. Il sindaco è a metà stipendio, prendo 1.071 euro al mese per trasparenza. Il vice sindaco ha rinunciato del tutto alla sua indennità, 1.500 euro al mese, come l'ha fatto l'assessore Gaetani e come hanno rinunciato a metà della indennità gli altri tre assessori. Grazie. Dei 90.000 euro annui che avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo superato le promesse e ogni anno dovremmo risparmiare solo di tagli ai costi della politica 102.000 euro, quindi noi le promesse non le facciamo in campagna elettorale ma le superiamo poi durante l'aggira amministrativo, perché io penso che i politici, ma soprattutto gli uomini, si vedano dal rispetto della parola data e dall'esempio. Questa è la vera iniezione di credibilità per la politica. Poi abbiamo affrontato lo spinoso problema delle spese legali, questo sempre all'interno del piano di risanamento, e devo dire mille volte grazie all'avvocato Di Ippolito, grazie davvero Roberto. Ha preso in mano il contenzioso, ha rinunciato a quelli che erano i suoi incarichi contro il comune, perdendo soldi e lavoro. E poi gratuitamente, e ripeto mille volte, gratuitamente, perché qui risiede forte la differenza, la discontinuità con la passata politica, ha assunto circa 43 cause del comune, facendo risparmiare all'ente, con stima al ribasso, visti quali erano i prezzi di valore di mercato al comune di Racale, di causa, circa 150.000 euro, grazie all'avvocato Roberto Di Ippolito, sono state risparmiate. Grazie avvocato da parte mia, questo applauso significa un ringraziamento da parte di tutti i cittadini, le infamie, le maldicenze stanno a zero. Grazie per tutto quello che stai facendo, Roberto. Qualcuno, sulla base di questo esempio, non dovrebbe interrogare noi in Consiglio Comunale, ma interrogarsi da solo sul senso della politica. E poi l'avvocato Di Ippolito ha preso in mano anche le transazioni con tutti i creditori. Abbiamo agito sui debiti pendenti, soprattutto con i tanti avvocati che stanno accettando sia un piano di ammortamento, li stiamo spalmando in tre anni, sia una riduzione dei compensi. C'è anche questa disponibilità, perché quando si vede la buona volontà di un'amministrazione le persone vengono incontro, e di questo ringrazio tutti gli avvocati che ci stanno dando una mano per poter risanare il bilancio del comune. Appena il tutto sarà definito e avremo contezza dell'ulteriore risparmio, verremo a darvene notizia. Poi abbiamo voluto dare un ennesimo segnale di un'altra politica, e quindi abbiamo limitato al massimo l'uso dell'auto comunale che prima vedevate passare ogni giorno. Siamo stati diverse volte in regione, in provincia, e in 5 mesi l'auto è stata utilizzata solo 2 volte. Sono piccoli segnali, ma densi di significato, di una inversione di tendenza, di una scelta diversa, di un rispetto nei confronti della gente, di voi cittadini.
E vi posso aggiungere che vi sono anche risparmi significativi. In un mese spendevamo 400-500 euro, nei primi 5 mesi di amministrazione 200 euro totali. Poi siamo passati alla cosiddetta spending review, siamo forse uno dei primi comuni che ha l'assessorato alla spending, cioè la revisione, la riqualificazione della spesa pubblica. Abbiamo convocato le ditte che rappresentano per il comune le maggiori uscite e ci siamo seduti per avviare un tavolo concertativo per far conto dei servizi e dei prezzi. Abbiamo dato la nostra parola sui pagamenti, ma abbiamo chiesto in cambio rispetto per il nostro paese e rispetto di tutti i servizi previsti nei capitolati. Abbiamo detto siamo persone che mantengono gli impegni, ma che esigono rispetto per i loro cittadini. Con alcune siamo ancora a definire i vari aspetti, Gelplast e IECE, che sarebbero poi le ditte che assorbono la maggior parte del bilancio comunale, spazzatura e pubblica illuminazione. Con altre abbiamo già ridefinito retribuzioni e servizi, e di questo dico grazie al Vice Sindaco per l'impegno titanico che sta mettendo. Grazie Frediano. Una prima tappa è stata raggiunta, grazie anche alla disponibilità mostrata dalla ditta Cliocom, che ha permesso sia una riduzione dei costi, sia servizi aggiuntivi come il wifi a mare. Abbiamo tagliato le inefficienze, purtroppo abbiamo dovuto tagliare anche altro, addirittura le spese di cancelleria per i singoli uffici, racimolare la 500 euro da un ufficio e la 1000 euro dall'altra. Abbiamo tagliato anche le inefficienze, un caso per tutti, avevamo utenze telefoniche con due linee, usavamo due linee per la stessa utenza. Abbiamo semplicemente dismesso una linea telefonica per ogni utenza, con un risparmio che va dagli 8 ai 10.000 euro annui. Era semplicemente uno spreco assurdo. Abbiamo poi pensato a come poter far sì che il bilancio potesse essere rimpinguato con nuove entrate. Abbiamo trovato il bando sul fotovoltaico, il fotovoltaico sui tetti, cioè sugli edifici comunali. Era fermo, stranamente, progetti, tutto erano pronti al 2007, quando sarebbe stato molto più redditizio. L'abbiamo comunque portato avanti ed è stato pubblicato circa 3 giorni fa. Permetterà di fare il fotovoltaico sui tetti degli edifici e un possibile introito per le casse comunali dai 18 ai 25 mila euro annui. Questo è il modo per coniugare bilancio e ambiente. Anche per quanto riguarda la alienazione degli immobili, abbiamo cercato di agire coniugando bilancio e rispetto per il paese e quindi non abbiamo messo in vendita i nostri due gioielli, Palazzo di Ippolito e l'ex asilo nido, sono fuori dal piano di alienazione, perché un paese deve ripartire dai suoi gioielli e non può svendersi completamente. Siamo in fase redigente del piano di sponsorizzazioni, abbiamo avuto già contatti con tante ditte che ci hanno assicurato il loro appoggio, i loro soldi per poter dare maggiori servizi ai cittadini tramite introiti esterni, e di questo dico grazie davvero a tutti quegli imprenditori, ma anche ai commercianti, a tutti quelli che hanno messo la faccia, che hanno messo l'impegno per far sì che questo paese possa ripartire, perché come dicevo già in campagna elettorale non riparte solo con un'amministrazione, ma riparte con l'intera comunità, ed è questo quello che stiamo sentendo in questi mesi di mandato amministrativo. E poi l'efficientamento degli uffici, abbiamo trovato una situazione veramente difficile, stiamo portando avanti con l'assessore Maria Rita Vergari un progetto obiettivo per quanto riguarda l'ufficio tributi, che permetterà una lotta all'evasione,
lotta all'evasione, soprattutto all'evasore totale, ma con uso di personale interno e con percentuali molto più bassi rispetto a quelle che prendeva la ditta che vi era prima. E poi ancora l'ufficio tecnico, dove stiamo predisponendo un altro progetto perché vi sono circa 160.000 euro di pratiche inevase, cioè 160.000 euro che potrebbero entrare, che le persone sono disposte a pagare, ma non riusciamo a smaltire le pratiche. E anche questo è in fase di arrivo, questo progetto, e quindi speriamo al più presto di potenziare anche l'ufficio tecnico. Solo con tutti questi sacrifici, solo grazie a tutti questi sacrifici siamo riusciti. Innanzitutto voglio chiarire una cosa: la Tarsu doveva essere bollettata dalla precedente amministrazione che era in campagna elettorale, non l'ha fatto, l'abbiamo bollettata noi, e il coefficiente di 1,94 è rimasto identico. Dopo 5 anni di aumento non abbiamo aumentato la spazzatura, perché ne ho sentite di tutti i colori in questo periodo. E poi dicevo, solo grazie a tutti questi sacrifici siamo riusciti a non aumentare, come stanno facendo quasi tutti i comuni, l'IMU anche sulla prima casa, e quindi a difendere le fasce meno abbienti, le fasce più deboli. Questo è uno dei primi segnali che volevamo dare. Accanto a questo piano difficile di risanamento c'è però una speranza forte, una voglia di agire, e ci siamo dati da subito, ci siamo dati da fare per far ripartire l'economia, per dare maggiori servizi, per migliorare luoghi e spazi di comunità. E allora l'attenzione è forte nei confronti dei possibili finanziamenti esterni, con una attività capillare di ricerca e di presentazione dei bandi. Oggi sono qui perché molti di questi lavori chiaramente a voi non arrivano. Purtroppo, essendo in comune tutto il giorno, abbiamo difficoltà a comunicare, a spiegarvi quello che stiamo facendo, però è giusto, è anche un piacere per noi che voi siate coscienti di quello che stiamo facendo. E quindi abbiamo portato alla fase conclusiva i due finanziamenti ottenuti precedentemente, quello per le infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi, la cosiddetta zona PIP, oltre 700.000 euro, e quello riguardante la riqualificazione della zona antistante la torre, con la creazione di un immenso giardino costiero, lavoro che sarà terminato prima della nuova stagione estiva. Abbiamo ottenuto poi altri 200.000 euro per opere inerenti alla sicurezza scolastica, 38.000 euro per via Quarta, 76.000 euro per via Marsala, 70.000 euro per via Siena. Con delibera CIPE, la Regione Puglia ci ha assicurato il finanziamento di 9 milioni di euro. Era un progetto presentato in epoca Quarta, fermo da allora. 2 milioni e 800 mila euro per la Fogna Nera a Racale, 3 milioni e 4 per la Fogna Nera a Torre Suda, 2,720 per l'acquedotto a Torre Suda. Questi sono stati i nostri 100 giorni persi di amministrazione. Insieme a ciò, io vi chiedo scusa, ma questa sera sarò lungo, perché dopo essere stato 4 mesi chiuso in municipio ho voglia di parlare e di comunicare con voi, quindi vi chiederò pazienza. Il progetto Votiva Più, a costo zero per l'ente, che prevede la sostituzione delle lampade votive con lampade a LED per il risparmio energetico. Abbiamo richiesto e ottenuto, e ringrazio il presidente del Centro Servizi Volontariati, Luigi Russo, la riapertura dello sportello di assistenza territoriale a servizio delle associazioni di volontariato. Abbiamo poi presentato in soli 4 mesi 4 richieste di finanziamento: il bando per il rifacimento di alcune strade rurali, non abbiamo ottenuto il finanziamento, non siamo stati ritenuti idonei per il finanziamento. Vi era comunque un problema, perché questo finanziamento prevedeva una quota di copartecipazione comunale
pari all'IVA, e quindi diciamo in un senso ci siamo tolti un pensiero, perché 100.000 euro per accompagnare questo piano non saremmo riusciti a trovarlo. Poi però abbiamo presentato la richiesta di finanziamento, e qui le possibilità di essere finanziate sono altissime, per il potenziamento della differenziata, un bando che era stato riaperto. Le passate amministrazioni non avevano presentato domanda in questo senso. Progetto che prevede l'acquisto di materiale per i pubblici esercizi, per le scuole, per le attività commerciali, per incrementare la differenziata, e sistemi informatici che possono garantire la lotta agli evasori totali e la possibilità un domani, come chiedete tutti, di passare ad un sistema di sgravi per coloro che effettuano responsabilmente la differenziata. L'importo del finanziamento richiesto è 83.000 euro più IVA, quindi 100.000 euro totali. Ancora, richiesta di finanziamento per 73.000 euro per attività di supporto alla protezione civile, cioè acquisto di materiale, fra l'altro una nuova auto e il sistema radio, l'allestimento di una centrale operativa adeguata agli standard previsti dalla protezione civile regionale, l'aggiornamento del piano di protezione civile ormai scaduto. Ancora, richieste di finanziamento insieme al comune di Allista per acquisto di computer e attrezzative varie per la biblioteca comunale nell'ottica di un suo spostamento e di una sua riapertura, importo 8-10.000 euro. Questi sono quelli già presentati. Poi a breve, in meno di un mese, saranno presentati, ci stiamo già lavorando, altri progetti che riguardano la creazione di una pista ciclopedonale in Torre Suda, pista che dovrebbe attraversare tutta la marina, congiungendo Mancaversa alla passeggiata di Allista, progetto portato avanti insieme al comune di Allista e che entro i primi di ottobre sarà presentato alla Regione Puglia. Ancora a breve parteciperemo ai due bandi del GAL dell'importo di 250 e 200.000 euro, che prevedono all'azione 1 la creazione di itinerari naturalistici ed enogastronomici e all'azione 2 la creazione di centri di informazione e accoglienza turistica, prevedendo in questa richiesta la ristrutturazione del primo piano dell'ex palazzo di Ippolito, inserendo così un ulteriore tassello per la riscoperta e la valorizzazione del centro storico. Abbiamo inviato, sembra sabato mattina, una lettera di intenti, Daniele, sabato mattina, e partiremo a breve con lo IACP, l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, per delineare una serie di interventi strutturali sulle case popolari, interventi previsti e finanziati all'interno del piano per le città. Tutto questo nei 4 mesi che qualcuno ha definito approssimativi, inadeguati, persi. Questo solo per ciò che riguarda i bandi e le richieste di finanziamento, e io in questa sede voglio dire grazie a tutti gli assessori che hanno seguito questi bandi, ma voglio dire grazie a chi questa sera è lontana e ha subito diversi attacchi, perché è colei che coordina poi tutte queste richieste di finanziamento. Un grazie di cuore all'assessore Maria Rita Vergari per quello che sta facendo anche a distanza e per il suo impegno davvero. Poi mi piace parlare di quel percorso di giustizia, di legalità, di solidarietà, da subito iniziato e che ha visto le sue tappe più significative nella marcia per la pace e per la legalità. Ringrazio per la loro partecipazione le scuole, le parrocchie, Don Salvatore e Don Tommaso, gli scout e tutte le associazioni che hanno garantito la loro presenza in un percorso fatto di colori e di tanti ragazzi. Abbiamo proseguito con la consegna della Costituzione, abbiamo inviato una lettera a tutti i ragazzi di 18 anni, li abbiamo invitati a venire a teatro a Torre Suda, e lì abbiamo dato copia della Costituzione per capire i nostri valori antifascisti. In occasione dello spettacolo teatrale del giudice Tanisi sulla Costituzione e dintorni. Poi ancora un altro tassello è stato il ricordo dell'anniversario, in occasione dell'anniversario della morte del giudice Borsellino, celebrato con un altro spettacolo di teatro dal titolo
Falcone e Borsellino, dialogo immaginario, e che ha visto la presenza di un folto pubblico anche di giovani. Poi il ricordo della nostra memoria storica, che si era smarrita nel tempo, con il manifesto per le vittime di Marcinelle e il ritiro a Pescara del premio La Lampada del Minatore, che segna l'inizio di un percorso di riscoperta della memoria storica, che sarà condiviso con i familiari delle vittime, con i familiari dei nostri eroi lavoratori, perché noi veniamo da Marcinelle. Per finire, all'iniziativa simpatica, ma anche pregna, densa di significato, che ha riscosso successo anche in ambito nazionale, di dipingere i pali della pubblica illuminazione vicino alle scuole di Via Siena con i colori della pace. Ci fa arrivare questa notizia ogni tanto sulle pagine dei giornali per motivi più lieti per i quali eravamo abituati ad andare prima sui giornali. Iniziativa che ha suscitato anche l'apprezzamento, di questo sono profondamente orgoglioso, del coordinatore nazionale di Pax Christi, Don Nandino Capovilla, che ha scritto, riporto letteralmente perché è un orgoglio per tutta la comunità, ha scritto: grazie Racala per questa strada illuminata non solo dalla luce calda della Puglia, ma anche dai colori impegnativi della pace. Ci piace intravedere dietro questi pali della luce arcobaleno tutta la passione civile di gente appassionata alla propria storia, ma protesa al cambiamento, al rinnovamento che ringiovaniscano il paese. Questo è il percorso che abbiamo portato avanti sulla legalità, sulla solidarietà, un percorso di comunità che ha visto una folta partecipazione di giovani, ed è quello che ci interessa per far ripartire un'intera comunità. Poi abbiamo agito con urgenza e abbiamo realizzato interventi anche minimi, ma significativi, richiesti dalla comunità, di cui la comunità sentiva il bisogno. Interventi di ripristino del minimo decoro urbano, ed abbiamo, nei primi 4 mesi, abbiamo pulito e ritinteggiato la piazza che ospita il monumento dei caduti, abbiamo ridipinto il mercato coperto e sistemato i bagni pubblici, abbiamo fatto ripartire la fontana di piazza San Sebastiano, abbiamo dotato la stessa piazza di ulteriori panchine del sistema Wi-Fi nell'ottica di una maggiore fruizione del centro storico. Abbiamo provveduto all'annoso problema dell'allaccio della fognatura delle case popolari in via parallela Ravenna, che rappresentava da sempre una questione di emergenza e di igiene pubblica. Siamo poi intervenuti sull'annoso, cronico problema delle discariche abusive, con un piano che prevede inizialmente la mappatura delle stesse e poi iniziative organiche per la risoluzione stabile di tale gravissimo problema. Grazie a Daniele Enrico e agli altri collaboratori per aver effettuato questo lavoro capillare, generoso, attento, analitico, preciso, gratuito. Licenziamento. Guardate, non avevamo una mappatura di tutti questi siti. In soli 2 mesi, con un lavoro davvero strenuo, è riuscito a mappare questi siti, non solo a collocarli, ma anche nella loro composizione. Questo facilita il lavoro. E quindi abbiamo iniziato con un primo intervento di rimozione, perché le somme sono esigue, però un primo intervento di rimozione, e quindi già 20 discariche bonificate. A questi interventi si aggiungono poi le ordinanze fatte sul decoro urbano e sul decoro nella zona del cimitero. Permettetemi, riguardo questi interventi urgenti, di ringraziare dei volontari che il sabato e la domenica, con i decespugliatori, con i tagliaerbe, hanno pulito le zone periferiche di Racala, dei volontari: Francesco Causo, Nazario Renni, Quintino Astore, Sandrino Chetta, Roberto Giannelli, Emanuele Manni, Dionisio Nuzzo. Grazie davvero di cuore, perché anche di questo vive una comunità nei momenti di difficoltà.
Ancora, Torre Suda. Come dicevo prima, il finanziamento per l'acquedotto e la fognatura. Poi, le luci aggiuntive e a costo zero nell'area del parcheggio, lungo la passeggiata che dalla torre conduce alla piazzetta Don Tonino Bello, a costo zero grazie ad un accordo con la ditta Iecia. Il ripristino di un minimo di segnaletica stradale con l'individuazione degli spazi per i differentemente abili e i parcheggi rosa di cortesia per le donne incinta, che insieme alla presenza dei vigili aggiuntivi hanno permesso quantomeno una normale e tranquilla circolazione. Poi ancora il wifi nella zona antistante la torre, che è stato particolarmente gradito dai nostri cittadini e dai turisti. L'ordinanza fatta all'Enel per la sostituzione dei pali arrugginiti e pericolosi. E poi le splendide giornate di volontariato, le giornate ecologiche, che grazie all'impegno di decine di volontari hanno permesso la pulizia e la pitturazione di Piazza San Marco, di Corso Vittoria, della zona della torre. Grazie a tutti i volontari, a tutti gli amici, anche se dopo averli fatti lavorare anche la domenica mi hanno promesso che non mi voteranno più. Grazie a tutti. E poi la stagione estiva. Noi siamo stati eletti a maggio, stagione estiva che è iniziata a metà giugno, quindi un mese e mezzo, dovevamo predisporre il tutto. Stagione estiva, spettacoli di teatro per i bambini, sempre con contenuto sociale, con valenza paideutica, con la differenziata che viene portata a teatro, le commedie in vernacolo e il teatro di impegno civile, quella che ricordavo prima sulla Costituzione e su Falcone e Borsellino, cabaret con artisti di fama nazionale, Cacioppo, Campagna, Covatta, spettacoli di danza e grazie a tutte le associazioni, da Vanessa Gatto, a Natalie, a Doria, che sono, alcune sono ritornate a Torre Suda dopo anni di assenza e ci hanno omaggiato con i loro spettacoli, lo sport, la gara podistica, i minorenni. L'iniziativa Flashbook che è stata portata qui, di questo dico grazie ad Anna Maria Enrico, a Maria Rita Vergari, ma soprattutto a Walter Spennato che ci ha dato quest'idea, è un'idea bellissima. Flashbook significa invitare alcune autrici che hanno scritto libri per bambini, che vengono gratuitamente grazie a un accordo con Lupo Editore, e spiegano ai bambini, leggono una favola e spiegano ai genitori l'importanza della lettura anche in età prescolastica. Questa è stata anche la stagione estiva di Torre Suda. Poi il barbonaggio di strada col maestro Ippolito Chiarello e ancora le sagre, sagra della solidarietà, il Sud che anche in un momento difficile si stringe e dà una mano al nord terremotato dell'Emilia e del Veneto. Anche questa è stata Racale quest'estate. Grazie a Mimino D'Argento e a Francesco Causo e a tutti i volontari. E poi la sagra della carne grigliata, quante ne abbiamo sentite. Però sono contento perché i cittadini ci fermavano, ci dicevano non si vedeva così Torre Suda da diversi anni, e questa è stata una delle più grandi soddisfazioni, riportare tutta quella gente a Torre Suda e vedere di nuovo tutte quelle luci e quelle persone. Tutto questo, tutta questa stagione estiva, anche se qualcuno non se ne faceva capace e continuava a interrogarci, è stata a costo zero per il Comune, perché l'assessore Gaetani, perché la Proloco si è impegnata, gli sponsor hanno dato una mano e siamo riusciti a non togliere neanche un euro alle casse comunali. Ma una delle soddisfazioni più grosse è stata vedere una ritrovata Proloco, una comunità unita, i volontari dietro i gazebi, i ragazzi che rimanevano la notte a far da veglia alle sedie e ai banconi, e dico grazie a tutti quei ragazzi, sono rimasti la notte. Io non citerò tutti gli adulti, però penso sia giusto dire grazie a Robert, ad Adriano, a Massimo, ad Antonio, ad Eleonora, a tutti questi ragazzi che danno il segnale di una comunità che riparte, di una generazione differente. Questa è la nostra speranza. E quindi
Grazie alla Protezione Civile, al Presidente Pippi Nunziato, a tutti i suoi volontari, all'opera di misericordia, a tutti i volontari che hanno perso sera ed estate, potevano andare via, condividere con la loro famiglia, ma sono stati lì perché credono nel senso di comunità. Grazie. Qualcuno ha definito stranamente, poi senza neanche partecipare alla nostra stagione estiva, la nostra stagione estiva deludente. Io vorrei si capisse, quando si considera deludente una stagione estiva, non si attacca l'amministrazione, ma si manca di rispetto a tutti quei volontari, e questo non può succedere. E ulteriori misure poi per Torre Suda. Un politico, un amministratore ha il compito di guardare oltre, di indicare una strada, le vie del futuro. Non si può fermare allo status quo. E quindi la scelta della terza farmacia a mare, la collocazione a mare va proprio in questo senso, il senso del potenziamento di Torre Suda vista come volano di ricchezza. La proposta del distacco comunale, che grazie sempre alla Cliocom molto probabilmente riusciremo a mandare in porto, e quindi anche i cittadini di Torre Sud avranno un ufficio a cui rivolgersi per il disbrigo delle pratiche, almeno quelle più semplici. L'apertura dello IAT invernale è all'interno dello IAT un centro di aggregazione, e per questo dico grazie al professor Casto e al professor Caroppo per tutto quello che stanno facendo per Torre Suda e per Racale tutta. C'è una macchina da spostare, una Skoda targa EN242GH. Grazie. Dicevo, altre misure che con Anna Maria Enrico e con il presidente Francesco Sant'Antonio, il presidente del comitato dei residenti, valuteremo, come la differenziata a mare o come la possibilità dell'apertura di un ambulatorio medico. Poi tocco un altro argomento, quello del biogas. No, non voglio bere il biogas. Ci è arrivata questa richiesta dopo pochi giorni in cui eravamo stati eletti. Chiaramente le persone intelligenti che non vogliono strumentalizzare capiscono bene che era un progetto che era partito diversi anni fa, che noi ci siamo trovati calati appena siamo arrivati. Come amministratore di un paese, non essendo un tecnico, ho reputato giusto prendere tutte le informazioni e addottrinarmi della materia. Abbiamo messo in atto, grazie alla competenza, e Daniele Enrico ha avuto la fortuna di avere Daniele accanto, un percorso virtuoso. Abbiamo, perché la politica nostra è trasparente, ascoltato i cittadini, riunioni pubbliche con i cittadini, con le associazioni come Italia Nostra, come Lega Ambiente, come il dottor Serravezza. Abbiamo poi, dopo un po' di tempo in cui abbiamo studiato, adottato insieme ai comuni contermini, con Ugento, con Melissano, con Alliste, con Taviano, un documento unitario firmato da tutti i sindaci, dove ponevamo perplessità sull'impianto biogas. Dicevamo che per noi non doveva essere realizzato. Questo documento è stato anche firmato da un gruppo di opposizione, da Silvio Causo. Stranamente non è stato firmato dagli altri due gruppi di opposizione. Io non penso che i sindaci degli altri comuni abbiano appartenenze politiche o altri motivi differenti. Se hanno firmato un documento del genere è perché era palesemente fondato e motivato. Poi ancora sulle osservazioni, la polemica sulle osservazioni e sui pareri. Sfido chiunque a trovare un comune che invia 47 pagine di osservazioni e pareri. Io penso al dirigente della provincia, non sia sembrato vero avere un documento del genere. 47 pagine con non uno, ma ben tre pareri di diniego: ambientale, paesistico e socio-economico. Vado bene, Daniela?
Quindi la posizione nostra è stata talmente trasparente, talmente chiara. Sul fatto poi che la provincia ci abbia sbugiardati, io ci andrei piano. La richiesta del parere di compatibilità ambientale che è stata inviata al Comune non trova nessun fondamento normativo. Abbiamo scritto al dirigente Corsini, abbiamo scritto al presidente Gabellona e poi pian piano la loro posizione di fronte al nostro diniego è cambiata. Prima ci dicevano compatibilità ambientale, parere di compatibilità ambientale richiesto all'amministrazione, poi era richiesto all'ufficio tecnico e non più all'amministrazione, poi si cambiava ancora, adesso serve solo un parere urbanistico, ma non è che sia fondamentale. Quindi la nostra posizione è stata chiara, è stata frutto di uno studio e la nostra posizione non è mai cambiata, non siamo confusi, chi è confuso è qualcun altro. E la confusione che regna negli uffici della provincia, penso si veda anche dalle stranezze che succedono. Dovevano inviare un comunicato al comune di Racale e di Allista, comunicato a noi che non è ancora pervenuto, ma stranamente è pervenuto nelle mani di un onorevole prima che arrivasse a noi. Allora, o il senso delle istituzioni e della legalità c'è sempre o non ci deve essere mai. E quindi anche in questo senso abbiamo scritto una bella lettera al presidente Gabellone, che è una persona per bene, chiedendo chiarimenti sulle procedure adottate e nel caso in cui ravvisasse delle incongruenze di prendere gli atti, i provvedimenti necessari ai danni di quel dirigente o di quell'impiegato che non ha fatto bene il suo lavoro. Poi vorrei continuare dicendo il nostro è stato un secco no alla centrale. Mi sorprende che noi scriviamo 47 pagine, 3 pareri, ci informiamo, studiamo e diciamo no alla centrale. Qualche altro gruppo consigliare non si è mai espresso, non ha mai mandato osservazioni alla provincia e anche dei ruoli fondamentali all'interno della provincia. Io mi chiederei perché non viene chiesto al consigliere provinciale, perché non si è mai espresso e viene chiesto a noi invece, che abbiamo detto un secco no alla centrale. Questi sono i misteri di questa fase amministrativa. Io da questo palco voglio rassicurarvi che la centrale a Racale non sarà fatta. Al di là di quello che poi sarà il procedimento messo in atto e noi faremo, io ho la fortuna di avere Daniele, sono 15 anni che fa valutazioni di impatto ambientale, sicuramente non ha niente da imparare da nessuno, ho la fortuna di avere un tecnico del genere. E quindi al di là poi di quello che sarà il percorso, noi diremo un netto no alla centrale e come sindaco del mio paese penserò solo a tutelare l'interesse dei miei cittadini. Io non sono servo di nessuno e non ho padroni. Spero che una volta per tutte il messaggio sia arrivato chiaro e che si finisca con questa polemica, perché non abbiamo più intenzione di perdere tempo, abbiamo tante cose da fare. Poi passiamo alle cose che ci interessano di più, quello diciamo è il mio punto debole, il pacchetto scuola, che poi è stato l'inizio dell'anno scolastico. E quindi parlavamo dei finanziamenti, quei 200.000 euro, ma anche che si vanno a sommare ai 350 per l'efficientamento energetico, ai 349 per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici. Ancora, abbiamo redatto il bando per la disinfestazione e derattizzazione che riguardava territorio comunale e le scuole. Anche in questo caso si è sollevato un polverone. Io l'avrei sollevato il polverone nell'anno precedente, quando le nostre scuole non hanno subito un processo di derattizzazione, i nostri ragazzi sono andati a scuola in questo modo, non adesso che è stato uno dei primi impegni di questa amministrazione. Ci è stato detto: come mai avete dato a quella ditta
diamo anche risposta su questo. La ditta era vincitrice di concorso nel 2008 e ha mantenuto le stesse tariffe del 2008 al 2012, con un evidente risparmio per le casse dell'ente, quindi tutto nella più totale e limpida trasparenza. Quello che mi interessava poi, al di là di queste quisquiglie, è che i bambini potessero iniziare l'anno scolastico in un ambiente pulito, e di questo ringrazio per l'interessamento il dottore Ferenders per la sensibilità. Stiamo predisponendo degli interventi strutturali, la possibilità, lo faremo già quest'anno la richiesta, poi vedremo se sarà accettata, per l'apertura della seconda sezione primavera, adesso per andare incontro ai problemi che vi sono per quanto riguarda le fasce dei bambini più piccoli, 24-36 mesi. Già quest'anno stiamo modificando i locali per renderli adeguati e siamo già partiti con la richiesta per questa ulteriore possibilità. Poi il trasporto scolastico, l'avevamo detto in campagna elettorale, il potenziamento del trasporto era stato tagliato. Siamo riusciti finalmente, dopo diversi mesi in cui era ferma la situazione, ad acquistare un nuovo pulmino scolastico. Da gennaio arriverà, sarà immatricolato questo pulmino, e quindi il trasporto scolastico passerà da 40 bambini a 60. Andremo più o meno a coprire, almeno a detta dei servizi sociali, vi sono 65 richieste fino adesso, l'intera richiesta di trasporto scolastico per i bambini. Ancora, le attività di decoro scolastico, le pensiline che sono state installate ultimamente, gli interventi in via Siena, interventi esterni di pitturazione, la sistemazione del lato interno, lo stradone è stato finalmente asfaltato, i giardini resi decenti, ma anche gli interventi in via Mazzini per la pitturazione delle aule, la sistemazione dei bagni. Abbiamo cercato di ottemperare a tutte le richieste che ci sono venute dal mondo scolastico, almeno di questo mondo scolastico ci ha dato atto, la presa ci ha dato atto che tutte le richieste sono state esaudite nel minor tempo possibile. E anche su questo, anche sulla pitturazione delle scuole, la polemica. La mia presenza lì non era nulla di strano, era in continuità con quello che ho sempre fatto prima e continuo a fare dopo. Chi mi conosce sa che sono stato alle giornate ecologiche, sono stato insieme ai volontari. Poi, chi non vive quelle atmosfere non può capire che quando siamo tutti insieme e i volontari arrivano uno dietro l'altro, arrivano i bambini, lì non c'è il sindaco, ma c'è Donato e siamo tutti allo stesso livello. Le poltrone, le cariche, i titoli vanno a farsi fottere in quel periodo. Poi la mensa, anche qui iniziali critiche per la mensa, perché secondo alcuni non era cambiato nulla. Abbiamo inserito semplicemente nel bando, cosa che avevamo detto già precedentemente, un punteggio aggiuntivo alla ditta che realizzava il centro cottura ad una minor distanza da Racada. Stranamente ha vinto una ditta che è il centro cottura a Taviano, a 2 chilometri da Racada, quindi finalmente da Zollino, da San Giovanni, siamo riusciti, tramite semplicemente una modifica al bando, ad avere un centro cottura, quindi un maggior controllo per le mamme e per i bambini, vicino casa, quindi con dei tempi di arrivo dei pasti anche notevolmente ridotti. Bastava poco. Siamo riusciti anche a mettere insieme quel principio di sostenibilità ambientale, e alle ditte abbiamo detto: non portateci 300 bottigliette di plastica al giorno, mettete dei filtri, l'acqua microfiltrata, e l'hanno fatto. Nel bando sono previsti in tutti gli edifici comunali l'acqua microfiltrata, questo significa 300 bottigliette di acqua di plastica in meno in discarica ogni giorno. Piccoli accorgimenti, politiche virtuose. Poi ci siamo anche dilettati, siamo riusciti anche ad abbassare il costo e a mantenere una qualità elevata. Ci sarà un controllo assiduo di tutti gli amministratori
del dottore Ferenderes, di Daniele Manni, ma di tutti, e anche mio in particolare. E il tempo pieno, vogliamo incentivarlo, quindi porteremo da subito il buono pasto a 3,50 euro, per portarlo dai 4 a 3 euro dall'inizio del nuovo anno, quindi da gennaio. Questo perché siamo riusciti, mediante questo bando, a risparmiare rispetto al precedente 22.000 euro, e questo ci permette di redistribuirli sul tempo pieno, ma ci ha permesso anche di fare una delibera di giunta dove abbiamo impiegato, dove abbiamo stanziato 10.000 euro come interventi per gli edifici scolastici. Ancora, progetti a breve, i nonni vigili, un progetto che parte con la protezione civile, che permetterà di integrare ai pochi vigili che abbiamo a Racale, quindi a dare maggior sicurezza durante l'entrata e l'uscita dei nostri bambini. Le borse di studio, il dottor Ferenderes si è attivato a trovare vari sponsor e ad assicurare, sono 2 e 4 borse di studio, se non erro, Roberto, per 4 per le medie e 2 per le elementari borse di studio, per valorizzare, per premiare i ragazzi che si impegnano di più e che poi dovranno far fare la differenza alla nostra terra. Ancora, il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che sarà realizzato grazie ai finanziamenti presi precedentemente, quelli che avete visto precedentemente per le scuole, e grazie al piano d'ambito, che prevede una somma totale di 50.000 euro a disposizione di tutti i comuni del piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E poi un altro esempio di politica virtuosa, una convenzione con le associazioni. Cosa abbiamo fatto? Molte associazioni usufruiscono delle palestre delle scuole. Quest'anno ci siamo seduti, abbiamo detto ben venga, aprite le palestre, che i nostri ragazzi hanno bisogno di sport, di luoghi in cui trovarsi. Però veniamoci incontro. Sono state ben liete tutte queste associazioni di venirci incontro. Doria Gym, Ping Pong, Badminton, Colibri, Virtus Volley Racala. Ci siamo seduti e abbiamo detto sì, è tutto gratuito, entrata. E loro ci hanno detto ok, noi diamo 10 posti ognuno per i bambini delle famiglie che non hanno possibilità di iscriverli, non possono pagare la retta, quindi 50 bambini faranno sport in maniera gratuita. Poi sono andati oltre e ci hanno detto va bene, usufruiamo di questi spazi, li ridipingiamo a nostre spese, e quindi la palestra di via Piemonte, la palestra di via Siena, i bagni della palestra di via Mazzini saranno sistemati senza nessun costo per il comune, ma a carico delle associazioni in questo percorso nuovo di comunità. Io so che mi sono dilungato, ho abusato della vostra pazienza, però ci tenevo a parlare, ci tenevo a spiegare, ci tenevo perché quando si fanno 4 mesi di lavoro, non solo il mio, ma di tutti, serio, dove non hai tempo neanche per respirare, poi hai un gruppo qui e hai voglia di comunicare ai tuoi amici quello che si sta facendo, che anche a loro deve venire la voglia di ripartire e di andare oltre. Poi i progetti futuri, quelli a breve, abbiamo intenzione di non strappare il PUG, il piano regolatore. Questo significherebbe ripartire da zero, significherebbe anni senza uno strumento. Abbiamo intenzione però di modificarlo, e lo faremo mediante un processo partecipato, mediante un processo trasparente, uscito finalmente dal cassetto. E a fine ottobre segneremo un cronoprogramma per la definizione del PUG che sarà reso palese a tutti i cittadini. Stessa cosa faremo con Piazza San Sebastiano. Purtroppo il ritardo nei lavori ha impedito che la ditta che dovesse svolgerli potesse svolgerli con la stessa somma pattuita precedentemente. Molto probabilmente si aprirà una nuova fase in cui cercheremo anche l'apporto di privati, e dalla sola sistemazione di Piazza San Sebastiano
dovremmo andare a prevedere un progetto che tenga conto del cuore intero del centro storico, allargandosi al mercato coperto, a piazzetta Giancarlo e nella zona, nella strada antistante. Questo sempre mediante un processo partecipato, mediante una condivisione, mediante la partecipazione di voi tutti, perché sono luoghi dell'intera comunità ed è giusto che la comunità decida sui propri spazi. Ancora, la riapertura della biblioteca comunale, l'ex palazzo di Ippolito, sotto, nello spazio dove adesso vi è la protezione civile, stiamo attrezzando il bagno e dovremmo trasferirla lì per renderla finalmente fruibile. Insieme a questo, l'apertura del centro anziani che ci viene sollecitato, ci viene richiesto. Stiamo predisponendo anche, stiamo vedendo la fattibilità, abbiamo un'ex discarica bonificata e vorremmo fare un ulteriore fotovoltaico. La normativa regionale permette come fotovoltaico a terra ormai solo quello su discarica bonificata. Dobbiamo vedere insieme alla Regione Puglia se ci sono i margini e all'Enel se ci sono i margini per realizzare un impianto che potrebbe essere di circa 700 kW, quindi con un ulteriore ritorno per le casse comunali. Questa è la politica ambientale che vogliamo mettere in atto, non il biogas ma il fotovoltaico sui tetti o le discariche bonificate. Questo è il nostro progetto di territorio e la nostra cura per il territorio. E poi le sponsorizzazioni ancora, che vogliamo creare, c'è una forte crisi occupazionale, quindi abbiamo pensato di introdurre nei nostri sistemi le borse lavoro, cioè non più il contributo, una retribuzione, ma vincolata a un lavoro di pubblica utilità. E nel 2013, a gennaio 2013, partiranno queste borse lavoro. Io spero di arrivare a 4-5 borse di lavoro mensili, che possono anche poi risolvere il problema che abbiamo della manutenzione e del verde pubblico. L'equipe dei giovani progettisti, l'avevamo promessa in campagna elettorale, però avevamo detto con i soldi che togliamo a noi creeremo questa equipe. Purtroppo i soldi che noi abbiamo risparmiato sono stati assorbiti per coprire i debiti del bilancio e quindi anche in questo caso ci siamo rivolti e abbiamo ottenuto anche qui piacevoli risposte a ditte private che finanzieranno almeno per un anno 2 o 3 giovani progettisti che lavoreranno 2 o 3 giorni a settimana in comune per il monitoraggio di tutti i bandi e quindi seguire poi tutte le possibilità di finanziamento per il nostro comune. A breve faremo un palinsesto, come abbiamo fatto per la stagione estiva, anche delle iniziative culturali per il centro storico. Pensiamo che l'inverno non possa passare così, ma che ci sia bisogno di piccole iniziative culturali anche a piccolo costo, come siamo riusciti a fare durante l'estate, che possano rivitalizzare il nostro centro di memoria. E poi la presentazione del progetto del servizio civile, stiamo presentando 2 progetti, uno sulla biblioteca e un altro invece sulla consulta giovanile, quindi modo diverso di fare politica, i giovani che seguono l'attività amministrativa la sollecitano e la orientano anche. E poi la città della volontà, questo è un altro progetto che avevamo condiviso con la Proloco, sulla scorta di quello che è successo nelle scuole di via Siena, quel piccolo miracolo, c'è una foto su Facebook, la gente che iniziava ad arrivare. Abbiamo pensato di dare una struttura a questa iniziativa e quindi sarà fissato un calendario di avvenimenti, sarà concordato con l'intero mondo del volontariato. Quest'anno partiremo da quello che poi tutti noi abbiamo a cuore, quindi dagli edifici scolastici, andremo ancora in via Piemonte e poi insieme ai bambini, noi abbiamo tanti spazi, abbiamo effettuato la sostituzione di alcune giostrine addirittura che non erano omologate e abbiamo tanti spazi vuoti nelle scuole e l'idea che è nata è quello di mettere insieme dei maestri artigiani e i bambini, faccio l'esempio delle vecchie pedane in legno e aprire dei laboratori di riciclo, cioè i bambini dopo 2 o 3 domeniche
realizzano delle panchine e attrezzano loro, secondo le loro scelte, i loro colori, gli stessi spazi all'interno delle scuole. Questo significa darsi una mano, questo significa ripensarsi in maniera differente comunità, significa crescita differente per le nuove generazioni. Cari cittadini, questo è altro che per ragioni di tempo non riesco a dirvi, è quello che abbiamo realizzato nei primi 4 mesi. Tanto c'è ancora da fare e ci impegneremo a farlo. Questo è solo il primo momento di un percorso di informazione che, se ben ricordo, a Racale non è mai successo. Tale percorso vedrà la prossima fase a maggio, quando, a distanza di un anno dal nostro inizio di mandato, faremo un ulteriore report, verremo di nuovo qui a rendervi conto di quello che abbiamo fatto. Il percorso di condivisione spero invece che sia continuo. Vi prego di essere sempre presenti, di sollecitarci. Noi cercheremo di esserci nella miglior forma possibile. Sono felice di quello che fino ad oggi siamo riusciti a creare e convinto che molto ancora riusciremo a fare. Dateci tempo, abbiate pazienza, le soddisfazioni non mancheranno. Qualcuno ha definito i nostri primi 4 mesi persi. Se questi sono i primi 4 mesi persi, ben vengano altri 100 mesi di siffatta maniera. Buona serata a tutti e grazie ancora. Siamo quelli che vedete qui.